Fabrizio Corona sparito da Instagram, profilo bannato, cosa c'è dietro? Non c'è più traccia dell'ex re dei paparazzi sul social su cui era invece attivissimo, perché sarebbe arrivato il ban per lui. Fabrizio Corona è sparito da Instagram. Il suo profilo non è più disponibile. Facendo la ricerca infatti salta subito fuori l'avviso spiacente. Questa pagina non è disponibile. E infatti così è, il profilo Instagram di Corona. Anche se forse, diranno molti, sarebbe meglio di no. Corona negli ultimi tempi ha usato i social per sparare a zero su tutto e tutti. In particolare se l'è presa con alcuni volti del Grande Fratello VIP, ma si è espresso pure sulla guerra tra Russia e Ucraina. Ci sono state dichiarazioni spiacevoli e offensive verso Federica Calemme, per esempio, offese a cui lei ha risposto. E poi ci sono state tutte le frecciatine contro Sofico Degoni e Alessandro Basciano. Tra l'altro la prima ha anche scaricato l'agenzia di Corona una volta fuori dalla casa. Lui non ha preso benissimo alcune dichiarazioni della coppia a Verissimo. Tant'è che ha lanciato una sentenza sul loro futuro. Ma veniamo a cosa sta succedendo oggi. Qualsiasi sia stato il motivo, una cosa è chiara, Corona non c'è più su Instagram. Se tornerà o meno non si sa, certo sarebbe diverso il caso in cui lui stesso avesse deciso di prendersi una pausa rispetto a un social ban. Quest'ultima però sembra essere l'ipotesi più plausibile. Corona è stato bannato da Instagram? Potrebbero essere arrivate così tante segnalazioni sul suo profilo che il social avrebbe provveduto a sospendere l'account. Non solo segnalazioni forse, ma anche vere e proprie denunce. Questo ha riportato Amedeo Venza sul suo profilo. L'influencer ha spiegato infatti che in seguito a numerose denunce e segnalazioni il profilo Instagram di Corona è stato bannato. Questo sarebbe solo l'inizio, sempre secondo Venza, ben presto potrebbero sparire altri profili che trattano con leggerezza argomenti importanti o che usano parole pesanti e a tratti violente. Insomma, questo starebbe accadendo all'ex re dei paparazzi, riuscirà a sopravvivere qualche giorno senza i social?